Hey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in quella che è la sfida contro il campione Dunder su Pokémon Scudo. Entriamo in campo e afferriamo il destino a due mani e conquistiamo la vittoria. La tensione pervade l'arena, sugli spalti la folla esulta, è questo contrasto di emozioni che rende la lotta un'esperienza così inebriante. È vero che alcuni tifosi sperano solo di vedere uno dei due sfidanti mangiare la polvere, tuttavia non bisogna lasciarsi intimorire. Un allenatore deve tirare fuori il meglio di sé della sua squadra e guadagnarsi la vittoria nonostante tutto e tutti. È questo che fa ardere la mia passione per le lotte Pokémon. I miei fedeli compagni di lotte fremono nelle Pokéball. Sarebbe crudele farli aspettare oltre. It's champion time. Ed è giusto che entrino in scena. Sono Dandel, il campione di Galar. Io, Charizard e la mia leggendaria squadra ti spazzeremo via dall'arena. Non potrai nulla contro la nostra esperienza. Ehi, ma un momento! Guardate lo schermo! Ma chi? Miei cari Dandel e Link, ho un annuncio per voi. Per il futuro di Galar ho finalmente innescato il processo che scatenerà la notte oscura. Purtroppo però l'energia sprigionata è ingestibile e mi sta creando qualche problema. Ma tutto questo non sarebbe successo se mi avessi dato ascolto, Dandel. Cos'è stato? Veniva dallo stadio di Knucklebar, vero? Ma cosa ha combinato, Rose? Non ne ho la più pallida idea. Però se ripenso a quello che diceva ieri, credo proprio che sia entrato in azione per cercare di risolvere un problema che si presenterà tra mille anni. Comunque vado a controllare. Questo è un compito per il campione. Non avevo affatto capito quali erano le intenzioni del presidente della Lega Pokémon. La responsabilità è mia, quindi sarò io a sistemare questa storia. Lasciate fare a me. It's champion time! Chissà se riuscirà ad arrivare a Knucklebar con il suo pessimo senso dell'orientamento. Quindi Rose voleva innescare la notte oscura per portare altri 3000 anni di Dynamax, o meglio, di energia del Dynamax, su Galar, per farla prosperare. Cavoli. Magari lui tiene a Galar più di quanto uno possa immaginare. Perché lui ama Galar, quindi voleva che prosperasse anche dopo la sua morte e dopo i millenni a venire. Per questo ha innescato la notte oscura. Però purtroppo è sbagliato. Vorrei poterlo aiutare, ma cosa posso fare? Non sono abbastanza forte. Non sono nemmeno riuscito a sconfiggere te, Link. Grazie, grazie. Andiamo assieme, va. Ma cosa possiamo fare? Frena un attimo, ora che ci penso, il presidente Rosa ha parlato di notte oscura. Si riferiva a quell'evento antichissimo in cui il cielo di Galar si oscurò, giusto? Ma che intendeva quando diceva di aver dato inizio alla notte oscura? Tra l'altro, dove l'avevamo sentita questa storia? Quando abbiamo visto la statua dell'eroe a Steamington. Ah, già, la statua dell'eroe nell'hotel di Steamington. Ce ne aveva parlato Sonia, mi pare. Poi però abbiamo scoperto che c'erano due eroi che salvarono Galar dalla notte oscura lottando al fianco di un Pokémon spada e un Pokémon scudo. Dobbiamo trovare quei due Pokémon e risvegliarli. Link, dove potrebbero essere? Nel bosco assopito. Beh, all'inizio dell'avventura. Link, sei un genio! Quella specie di miraggio contro cui hai lottato quella volta. Forse era proprio uno dei Pokémon della leggenda. Sono sicuro che lì troveremo qualche indizio. Speriamo davvero di trovare qualche indizio.
sicuramente. Quindi dobbiamo andare a a Furlongham nel bosco assopito. Oh, Link, Hope, ciao! Un momento, che ci fate qui? Non dovreste essere al match con il campione? Ma come, Sonia, non lo sai? Il presidente Rosa ha mandato all'aria la competizione! Eh? Cosa? Ma perché? È successo qualcosa mentre ero nel bosco assopito per le mie ricerche? Sì, è apparso un vortice nero sopra lo stadio di Knucklebar. Com'è che l'hanno chiamato? Notte oscura, mi pare? E così è scoppiato il caos. Però possiamo stare tranquilli, vero? Il nostro invincibile campione sistemerà tutto, giusto? Aspetta un secondo. Hai detto notte oscura? Come il vortice nero che minacciò e quasi distrusse Galar in tempi antichi? E tu, Link, perché sei qui? Per cercare il Pokémon Scudo e fermare la notte oscura, tutte e due. Certo, se le leggende sono vere, il Pokémon Spada e il Pokémon Scudo potrebbero contrastare la notte oscura. Potrebbero aiutarci a respingere il vortice. Va bene, allora prendi questi e vai al bosco assopito. Io devo controllare una cosa, ma appena ho finito ti raggiungo. 3 revitalizzanti max. No, la Master Ball? Ragazzi, ancora non abbiamo ricevuto la Master Ball. È strano perché... voglio dire... probabilmente avrà un catch rate bassissimo, o meglio, altissimo. In questo caso... Zamazenta. Però io la Master Ball la userei non contro di lui, ma contro quello che verrà dopo. Non dico nulla, magari c'è ancora chi non lo conosce, non si sa mai. Bravo, è giusto che tu faccia tutto quello che puoi per dare una mano. Ormai sei un allenatore di tutto rispetto. Grazie, madre. La mamma è sempre la mamma. Link, sta a vedere che appare di nuovo quella nebbia misteriosa. Ma non mi preoccupo, ora siamo molto più forti di prima. Con i Pokémon al nostro fianco, niente ci spaventa. Se ci pensi, la nostra leggendaria avventura è cominciata proprio qui nel bosco assopito, mentre eravamo in cerca di Wooloo. Bene, diamoci da fare allora. Aggiungiamo un nuovo capitolo alla leggenda. Sicuramente. Ok, qui ora compaiono anche i Pokémon. Bene. Vabbè, non è che ci sia bisogno. Più che altro per poter catturare il Pokémon Bruco. Però non capisco perché ci sia tutto quanto quel movimento nell'erba. Ad ogni modo, ecco, ci siamo quasi. Con la bici posso? Grande. Facciamo prima. Oh, ma questa... Oh, Weezing di Galar? Cosa? Munna? Ma dai! Ma allora sono più forti i Pokémon adesso qui. 45. Più forti sì. Più forti sì, ragazzi. Bene. Aspetta, ma non ho raccolto l'oggetto qui. Ah, ragazzi, ma questa è un'altra parte del bosco assopito. Non ci eravamo stati qui. Che figata. Eh sì, ragazzi, il bosco assopito è più grande di quello che sembra. Che è una Pokéball, mental erba, sì, che per le statistiche. Ok. Wow, bello, è molto più grande, mi fa piacere. Però ovviamente cerco di evitare gli scontri, ragazzi, per... più che altro per accaparrare qualche oggetto. E per appunto arrivare prima possibile al clou della storia. Un MT, bene. MT86, spettro tuffo. E questo è forte. A ci picchia. Questa era la speculare di Giratina. Mica Cotica. Ok, e... bah. Allora, qui c'è un Stunfisk. Si vede. Palla fumo, ok. Guarda qua, guarda che roba. Va. Hopla! Mimic. È quasi come un Mimic. Oh, ci siamo. Aspetta, Hope, però. Guarda qui che nebbia. Persino più fitta dell'altra volta. Sì, sta arrivando. Tutte e due, Zacian e Zamazenta. Però vedete, a entrambi manca un orecchio e hanno diverse cicatrici. Eccoli, sono loro, il Pokémon Spada e il Pokémon Scudo.
Ehi, dove siete? Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Ehi, voi due, che succede? Ah, Sonia, l'hai visti anche tu, vero? C'erano quei due Pokémon spada e scudo, però sono spariti di nuovo! Di che parli? Io qui ho visto solo voi due! Che strano! Possibile che fossero solo delle allucinazioni? Piuttosto, ascoltate. Ho consultato libri di altre regioni e finalmente ho scoperto qualcosa. Altre regioni? Tipo? Stando ai testi, il Pokémon Spada Zacian e il Pokémon Scudo Zamazenta nacquero in tempi remoti in un luogo lontano, al di là del bosco assopito. Oh, questa sì che è una scoperta. Thank you, Sonia. Ottimo. Allucinazioni o no, alla fine li abbiamo incontrati quei due Pokémon. E sono sicuro che troveremo anche la spada e lo scudo che usarono. Quindi come per Miafor Magalar, che è palesemente un vichingo, scusatemi però sono troppo curioso, Zacian e Zamazenta potrebbero rappresentare appunto le leggende norrene e quindi vichinghe, ed essere arrivati dal nord qui in a Galar. Quindi è possibile che a nord ci siano altre regioni Pokémon. Anche se, ragazzi, Junichi Masuda nel lontano 2008 o 2009 disse che volevano arrivare almeno fino all'ottava generazione e poi fermarsi. Però lui ha detto in un'intervista recente, proprio prima di Spada e Scudo, che negli altri giochi avrebbero comunque sia continuato a tagliare il Dex. E a me sinceramente del Dex tagliato me ne frega ben poco, se c'è bene, se non c'è è uguale. E quindi probabilmente arriveranno a 11-12 regioni a questo punto. Però concentriamoci sulla storia ora. Link, guarda che posto incredibile, sembra uscito da una leggenda. Quale leggenda, Hope? Vabbè però, cioè sembra proprio quello. Non serve che io dica cosa sembra. Estraiamo la spada e lo scudo. Link, guarda! La spada e lo scudo! Non era solo una leggenda allora! Ma scusatemi. Nessuno mai l'aveva scoperta fino ad ora? Hai ottenuto uno scudo rovinato. Si racconta che in passato un eroe riuscì a respingere la calamità servendosi di questo scudo. Ora è tutto arrugginito e rovinato. Allora prendo la spada. Certo però che sono proprio ridotti male. Dubito che potremo usarli per sconfiggere la notte oscura. Beh, vorrei dire che ci faranno da portafortuna. Ma forse non dobbiamo usarli noi. Il Pokémon Spada e il Pokémon Scudo sono ancora immersi nel sonno. Questo vuol dire che io e te siamo gli unici che possono salvare Dandel. Quindi dobbiamo andare a Knucklebar? Dandel sta lottando contro la notte oscura allo stadio di Knucklebar. Ci andiamo con un volo taxi? Assolutamente sì. Dai. Beh, senza perdere tempo. Quindi Rose, quando la terra tremò, quando arrivammo a Knucklebar per la prima volta, era Rose che già stava mettendo in atto il suo piano. Hai capito? Guarda chi c'è, Link e Hope! Chi si aspettava di vedere un match con il campione annullato per un disastro simile? Mi chiedo cosa abbia nella testa Rose. Usare l'energia scaturita dalla notte oscura per salvare il futuro di Galar. Non capisco proprio. Notte oscura o no? Mio fratello è in pericolo. Devo andare ad aiutarlo. Eccolo lì, il nostro Hope che parte sempre in quarta. Gli abitanti della città sono al sicuro. Io e gli altri capi palestra li abbiamo fatti evacuare con l'aiuto dei Pokémon. Tu cosa farai? Darai una mano al campione per cercare di salvare Galar? Certo. Un campione invincibile, il più promettente degli sfidanti e il suo temibile rivale insieme per fronteggiare la notte oscura. Quasi quasi mi fa pena. Vai, entra nello stadio, intrepido atleta. Quasi quasi ti fa pena cosa? Ad ogni modo, quando io ho detto che Rose voleva portare altri 3000 anni di notte oscura, o meglio, di energia Dynamax, io non intendevo che
sarebbe durata solo 3000 anni e poi sarebbe finita. La notte oscura potrebbe durare in eterno, ma io stavo già ragionando in quanto l'avrei comunque sia fermata. Quindi già mi ero portato avanti, se no, se non si ferma la notte oscura, potrebbe prima di tutto distruggere Galar. Seconda cosa, l'energia che fornisce per il Dynamax rimane per sempre, però Galar è distrutta e quindi sarebbe inutile. Ad ogni modo c'è Olive qui. Sfida Palestra, devi aiutarmi. Voglio dire, ti prego, aiutami. Il mio Pokémon si è dynamaxizzato improvvisamente seminando il panico nello stadio. Laburno? Voglio dire, il capo palestra, Laburno, è riuscito a calmarlo, ma... se dovesse succedere lo stesso ad altri Pokémon... la centrale sotterranea potrebbe crollare. Il Presidente Rosa è lì. Mi rincresce sporti un tale pericolo, ma ti prego, aiutami, dobbiamo fare qualcosa. Qualcuno deve andare alla centrale sotterranea e dissuaderlo. Il Presidente ha risvegliato un Pokémon. Eternatus. Eccolo, il 400° Pokémon di Galar. L'energia che suo corpo emana ha il potere di innescare il fenomeno Dynamax negli altri Pokémon. Se tutti i Pokémon di Galar dovessero dynamaxizzarsi, getteranno la regione nel caos. Che ne sarà di noi? Ti supplico, prendi l'ascensore e scendi al piano sotterraneo. Bisogna salvare il Presidente Rose. Ho chiesto anche a Fratello del Campione di aiutarmi. Chissà se riuscirà a fare qualcosa. Ma penso di sì. Però potremmo entrare nello stadio, giusto? Tanto per... no, lui ha solo detto che Olive ha perso il suo classico sangue freddo. Quindi niente. Andiamo ad aiutare Rosa. Wow. Qui? Non è questo il momento. Cos'è qui? Non c'è nulla? No, a quanto pare no. Cioè, Eternatus è uscito da quel... l'uovo? È una specie di uovo gigante? Cos'è successo, Hope? È un disastro. No, forse era un uovo... artificiale. Che cosa credi di fare, sfida palestre? Voglio fermare la notte oscura. Scusa, ma non sono sicuro di aver capito bene. Cosa stai blaterando? Non puoi fare più niente. La notte oscura... anzi, Eternatus, il Pokémon più potente di tutti i tempi, si è già risvegliato. Apri bene le orecchie. Capisco che ai tuoi occhi ciò che faccio sembra terribile. Non mi aspetto che tu comprenda. Ma io voglio donare a Galar eterna prosperità fornendogli una fonte di energia illimitata. Questa è la mia missione, la mia unica ragione di vita. Ho raccolto quanto più desio stelle possibili solo per darle a Eternatus. La luce rossa che ha gettato Knucklebar nel panico era parte di un esperimento volto a risvegliarlo. Non ti permetterò di interferire con i miei piani. Non pregiudicherai il futuro di Galar. Bene, lotta contro il Presidente Rose! Rose, Macrocosmos. Cioè lui si chiama Rose proprio. Non è il suo cognome. Presidente, mi dica, si è allenato in tutti questi anni? Oppure no? Escavalier, Pokémon coleottero acciaio. Cambio Pokémon. Mando il mio fidato Tappo. Danza spada. Basta che io sia più veloce. Palla infuocata, via. Sì, penso che basterà, insomma. Bon. E uno è andato. Però un tipo come Rose che non ha 6 Pokémon? Accidenti, che stangata! Non ti sembra di esagerare? Lei non si è più allenato, Rose, da quanto è diventato presidente, eh? Klinklang! No, perché dovrei cambiare? È acciaio! Certo però che come Pokémon, la prima volta che vidi il design ero tipo... sul serio? Degli ingranaggi? Poi dopo... ci ho fatto l'abitudine. Ma con tutti i Pokémon, la prima volta che li vedi dici... oh, davvero sei così?
per la maggior parte, più si va in là con le generazioni, specialmente dalla quarta. Più che altro quello che mi fa storcere il naso a volte sono i metodi evolutivi. Io quando giocavo a Diamante, Perla e Platino ancora cercavo di completare Pokédex, poi da Bianco e Nero ho lasciato perdere perché vedevo che era impossibile. Diventava sempre più difficile. Certi metodi, ragazzi, che non stanno né in cielo né in terra. Voglio dire, ok, quelli che devi scambiare Pokémon, però addirittura quello che devi scambiare Pokémon con un oggetto particolare. Ma perché? Perché? Che poi tu dici, ok, devo scambiarlo, trovo l'oggetto, ma ne trovi solo uno. E ci sono più Pokémon che si evolvono con quell'oggetto che ti serve. Per esempio, io sul Rosso Fuoco e Verde Foglia ho dovuto ricominciare più partite solo per poter avere Scizor e Steelix, perché si trovava solo una metal coperta. E perché non avevo Verde Foglia, se no me lo giocavo su Verde Foglia e me lo trovavo. Avevo solo Zaffiro e Rosso Fuoco a quel tempo per Game Boy Advance. Poi uscì Smeraldo, vabbè, però insomma, dovevo comunque sia ricominciare il gioco più volte. Mi resta solo un Pokémon. Le cose si mettono male. Già, Rose, si mettono male per te. Copperagia. Era così Copperagia? Lo ricordavo meno bitorzoluto. E ora spererò il colpo che ti annienterà. In Gigamax? Cavolo, non l'ho fatto dynamaxizzare, Tappo. Non ci ho pensato minimamente. Bellissimo! Woo! Mamma mia! E che è? Tatone! Tatone questo è! Non è servito a niente il Dynamax, Gigamax, quello che è! Non è servito a nulla! Oh, già. Ma quel ciuffo ha vita propria, si muove da solo. Era tanto che non lottavo così. Mi ero dimenticato di quanto fosse divertente. E vabbè. Non mi sorprende vederti qui, Link. Non è un caso che l'invincibile campione della nostra amata Galar ti abbia scelto per diventare uno sfida palestre. Mi sarebbe davvero piaciuto vederti nel match con il campione. Un vero peccato. Mi rincresce aver reso vana la tua vittoria nella sfida delle palestre, ma non avevo altra scelta. Ho risvegliato Eternatus per risolvere il prima possibile il nostro problema energetico, ma non sono riuscito a controllarlo. Il campione ha dovuto abbandonare la finale per venire in mio aiuto, proprio come un cavaliere accorso a salvare la principessa dal drago cattivo. Comunque, scusa se mi sto dilungando. Mi piacciono i discorsi. Ma ora è il momento di concludere. A quest'ora il campione dovrebbe aver catturato Eternatus. Se vuoi puoi prendere l'ascensore e andare a vedere con i tuoi occhi. Hope, lo so che sei a terra perché ti ho sconfitto. Ma perché non vai anche tu? Forza, andate a vedere come se la sta cavando il vostro campione. A terra? Non hai proprio capito che tipo sono. Se c'è una cosa che la sua sfida delle palestre ha insegnato a me e ai miei Pokémon, è che non bisogna arrendersi mai. Bravo, Hope. Ma quindi qui ora non c'è nient'altro da fare? Bene, possiamo andare ora. Oh. Oh, cielo. Siete venuti in mio aiuto senza curarvi del pericolo. Vi ringrazio dal profondo del cuore. Hope, Link, siete diventati due allenatori davvero esemplari. Ad ogni modo, il peggio è passato. Il potere di Eternatus mi impediva di ricorrere al Dynamax, ma alla fine tutto è filato liscio. Il mio Champion Time non è ancora terminato. Il clou arriva adesso.
Grazie a Charizard e alla mia formidabile squadra di Pokémon ho sfinito Eternatus. E ora, per sventare definitivamente il pericolo, non resta che metterlo in una Pokéball. Ragazzi, state a guardare. It's champion time again! Beh, direi, con una Pokéball. Tipo drago per caso, Eternatus. Quindi non si può neanche dynamaxizzare. Palla infuocata. Velè in croce? Interessante. Interessante. Lancia fiamme. Ragazzi, io sono un attimino concentrato per capire cosa fare. Se attacca Drago Pulsar, ovviamente. Tutte quante le usa. Beh sì, me l'aspettavo. Un po' me l'aspettavo da Drago Pulsar. Mandiamo The Crow. Quindi che è tipo drago mi pare quasi sicuro. Non è effetto perché veleno contro acciaio se la prende in quel posto. Ok. Ultra Ball, Pokéball, Cura Ball, Minor Ball, per niente, Shift Ball, Sub Ball, Premier Ball, Ultra Ball. Non puoi lanciare una Pokéball. Ah, Baldeali? Lo finisco allora. Cannone Dynamax. Ah, nulla di che. Però lo mando a tappeto. Lo finisco. Ah, ecco perché. Ora c'è la seconda fase, ovvio. Bellissimo! Ah ok, ricaricati. Perfetto. Accidenti, enorme. Link, affrontiamolo insieme. Beh, direi. Eternatus fa pressione. Guarda là dietro i posti. Fantastico. Vai, palla infuocata. Cosa? Non riusciamo a usare nemmeno una mossa. Oh, avevo dimenticato. Nel bosco subito abbiamo trovato la spada e lo scudo. Ah, ok. No, solo Pokémon posso fare, quindi... niente. Link, lo scudo! Lo so che è ridotto male, ma magari serve a qualcosa. Ok. Thank you.
Che belli. Entrambi belli. Ok. Ora possiamo attaccare sicuramente. Eternatus fa pressione. Ottimo, ci siamo. Palla infuocata su Eternatus. Perfetto. Tutto il party, è vero. Bravo Zamazenta. Vabbè, non gli faccio nulla. Ehi, le mosse sono tornate a funzionare. Forse grazie a Zacian e Zamazenta? Beh, direi. Ma quindi non possiamo neanche Dynamaxare. Vabbè, io vado con palla infuocata, che penso sia quella che fa più danni. Wow. Bomba. E Zamazenta che fa? Colpo maestoso anche lui. Bomba. Questa è sarà sicuramente la peculiare. Sì, sì, è la peculiare. Anche dall'animazione si vede. Quindi sono tipo acciaio loro due. La luce solare diventa intensa, grazie mille, anche se non ti faccio nulla. Ah, con sto sdoppiatore tu ti vuoi proprio distruggere. Purtroppo con pressione ho sprecato già tutti quanti i punti per palla infuocata. È un vero peccato. Bella, zio! Avanti, sdoppiatore. Che fa? Annulla le modifiche e le statistiche. Ah, così, senza sprecare turni. Certo. Boh. Boh, boh, boh. Ah, prima, l'ha fatto. Oh, l'ha fatto prima. Certo, noi ci siamo aumentati l'attacco di uno e schermoluce. Però vabbè, schermoluce non c'entra con... L'ha toccato un po'. Cosa sta facendo? Cosa ha fatto? Doppio calcio? Ah. Nitrocarica. Penso che lo finiamo, in questo turno. Sì, è andato. È il momento. Catturiamo Eternatus. No, io lo catturo, tu guardi. Sia chiaro. Ultra Ball. Preso. Ok, cattura pilotata, ma va benissimo così. È anche giusto così. Perché di catture difficili ce ne saranno nel gioco.